Oggi vi presento il libro I Dimenticati, dove l'emergenza è la vita, di Pietro Del Re, Raffaello Cortina Editore. Mohamed Bakr, prima della guerra civile siriana, faceva il giudice a Homs. Adesso vende scarpe vecchie nella provincia di Idlib, l'ultima rimasta nelle mani della rivolta contro il presidente Bashar al-Assad. Rohallah è un talebano di etnia Pashtun che con il suo Kalashnikov va nella valle del Panjshir a tagliare la gola ai tagiki. Nelson è un bambino di 13 mesi arrivato gravemente denutrito nell'ospedale di Oyam in Uganda centrale. Questi sono alcuni dei personaggi che Pietro Del Re ha incontrato nei suoi viaggi da inviato tra il 2020 e il 2022 in Iraq, Siria, Libano, Sudan, Turchia, Egitto, Serbia, Afghanistan, Nagorno-Karabakh, Mali, Ucraina, Uganda e Cuba. Sono loro i dimenticati, gli ultimi di cui nessuno quasi si cura. Mentre in Italia e nel resto dell'Occidente l'attenzione si concentrava quasi esclusivamente sulle vittime del Covid-19, altrove si moriva di stenti, torturati nelle carceri di regimi repressivi o sotto i razzi lanciati da un caccianemico. Ma la rimozione delle tragedie che si svolgono nelle periferie del mondo ricco non è soltanto eticamente sbagliata. Ignorare questi drammi significa diventare un errore politico, perché le loro conseguenze si ripercuotono spesso a livello globale. Questo libro è I Dimenticati, dove l'emergenza è la vita, di Pietro Del Re, Raffaello Cortina Editore.